Thank you.
next morning. Got tired of waiting and they had to hire a new. Eccomi qui, chiedo scusa per la mia acconciatura nonché il mio viso ultra lucido, perché ovviamente qui sono le 13:05. Sono appena tornata dall'Eurospin dove ho fatto una mega spesa che sarebbe dovuta essere la spesa della settimana delle ferie. In realtà siamo agli sgoccioli perché lunedì torno al lavoro, però avevo dispense e frigorifero vuoti e insomma si sa, durante le ferie, soprattutto se si sta a casa, in casa non si sta mai, un po' il mare, un po' la montagna, un po' le passeggiate, insomma stamattina abbiamo preso una sorta di pausa dalle vacanze e sono scappata all'Eurospin a fare la spesa. Volto la camera, vi vado a mostrare tutti i prodotti che ho preso, le offerte che ho trovato e poi subito metto tutto in frigorifero, altrimenti povera me si scioglie tutto. Meno male che non ho preso i surgelati. Ecco qui la spesa di oggi, ho preso tanti prodotti, alcuni molto interessanti che vi vado subito a mostrare. Primo tra tutti la cassa di acqua effervescente naturale, serviva. Poi ho trovato le mezzelune fresche con la sfoglia di grano saraceno ripiena di legumi, ceci e lenticchie. Ma qui dice ricetta vegetariana, in realtà ho letto gli ingredienti e mi pare che non compaia albume d'uovo o comunque formaggi. Quindi l'ho presa per assaggiarla. Poi ho preso una confezione di tofu al naturale e poi ho preso una confezione di straccetti di soia. Sempre per mio marito ho acquistato una serie di prodotti: l'arrosto di petto di pollo che sta in offerta, poi il solito prosciutto di San Daniele che acquisto ogni spesa, poi le cotolette di pollo, ho preso poi gli hamburger di bovino e ho preso poi la lombatina di maiale. Finita la carne, ringraziando Dio, ho preso il formaggio grattugiato fresco sardo, costava poco, mi sa che stava in offerta, e poi ho trovato mezzo chilo di fior di latte, fior mozzarella pugliese. Poi ho trovato la feta, però questa volta nella confezione qui nella, non lo so, nel cubo, e sono praticamente i cubetti di feta. Poi i pesti alla mediterranea ideale per pasta, ho riacquistato la stracciatella che tanto piace a mio marito. Poi ho preso i soliti budini, due alla vaniglia e due al cioccolato. Poi ho preso della Ortomed le insalatone, queste qui, che hanno già al loro interno olio, aceto, sale, pepe a seconda del tipo di insalata, e la forchettina di legno che per portarlo al mare o al lavoro è veramente una mano santa. Poi ho preso una confezione di scaglie di parmigiano reggiano e qui sotto ho trovato le fettine alla scamorza affumicata. Ora io andrei a sistemare questo reparto diciamo fresco in frigorifero prima che si rovini tutto. A few minutes later. Allora, ho tolto tutte le cosine, ma mancano ancora altri prodottini che vi mostro, così posso togliere. Ho preso uno skyr al caffè e uno al lampone. Ho trovato poi in offerta i frutti di bosco freschi. Adesso hanno messo le vaschette da 125 grammi a 99 centesimi. La cosa positiva è che ho trovato anche le more allo stesso prezzo, quindi ne ho prese due confezioni, visto che nel congelatore avevo ancora una confezione di more integra. Sto smontando piano piano il tavolo con tutte le cose che ho comprato. Allora, un casco mega galattico di banane verdi, poi ho preso un avocado. Poi ho acquistato una manciata di pesche e noci, queste mi fanno impazzire, mi piacciono tantissimo, così come ho preso anche le pesche tabacchiere che mi piacciono tanto e che ho scoperto negli ultimi anni. E poi ho preso una manciata di albicocche
che stavano in offerta, però sono veramente piccolissime, quindi ne ho prese poche poche perché secondo me sono anche hanno anche quasi raggiunto la maturazione. Questo lato qua ve lo faccio vedere alla fine della spesa. Poi ho riacquistato zuppa di bulgur e quinoa per i miei pasti da lavoro, ma anche adesso per andare nel weekend al mare, visto che sono prodotti precotti e cucinano in 10 minuti. Ne ho prese due confezioni perché queste cioè, a me piacciono tantissimo e anche mio marito le mangia volentieri. Poi ho preso un pan bauletto agli 8 cereali e soia. Ho acquistato l'uvetta sultanina per le mie merende pre-workout. Le noci sgusciate, avevo preso anche le mandorle, ma poi arrivata in cassa mi sono accorta che la confezione era aperta in un angolo, cioè le persone praticamente sono veramente maleducate, e, cioè io non oso immaginare quante ne trovano al supermercato di queste situazioni. Era aperto in un angolo, tipo a mo' di uso, non lo apro, lo mangio, poi lo rimetto dentro il cestello. E non l'avevo visto, l'ho visto in cassa, quindi poi l'ho riappoggiato, ho preso solo le noci. Cioè, qui è un delirio, ragazze. All'uno e un quarto che uno con il trapano, le motoseghe, io non lo so. Allora, sale marino iodato, mi era terminato, buono, ne uso pochissimo, però uso questo. Poi ho trovato una confezione a brick della passata di pomodoro 3 da 200 grammi. Penso che sia utile, anche perché almeno abbiamo abbandonato la lattina, ma è tutto di cartone. Ho preso anche il pane integrale del contadino qua del forno Nonna Lucia, comunque il pane fresco. Poi ho comprato i biscotti cereali e cacao per gli spuntini a mio marito. Questa avevo visto la pubblicità su Instagram e quindi alla fine l'ho preso per farglielo provare. Ah, e ho comprato anche un pan di segale di questi tipo pan bauletto, perché quando finisce il pane fresco, almeno se non riesco a fermarmi al forno o al supermercato, ho il pane diciamo di scorta. Poi ho preso la marmellata di arance amare, mi era terminato l'origano, quindi ho ripreso un barattolino, ho ripreso qualche legume tra cui fagioli rossi, questi red kidney e due confezioni di ceci. Poi non so da voi, ma da me hanno messo questi crostini basilico e pomodoro che sono veramente, ragazze, una droga infinita. Sarà forse la quinta confezione, se non anche la sesta, che compriamo questa settimana, perché con le insalatone sono veramente ottime. Poi, nella precedente spesa vi avevo mostrato l'infuso a freddo e a caldo che avevo preso al melograno e limone, mi sembra, no, sì, mi sembra di sì, no, e mandarino, che sono veramente buonissimi. E c'era l'altra varietà che è questo zenzero, aloe e curcuma, e l'ho preso per fare appunto il combo e per alla fine assaggiare entrambi. La particolarità di questi infusi è che vi mettono sì i tre ingredienti principali, ma poi dentro avete erbe, fiori, stevia, cioè c'è di tutto e di più. E anche appunto, siccome c'è la presenza della stevia, c'è anche un non so che di dolcino, come retrogusto finale. Ma veramente, veramente buono. Io lo prendo con l'acqua a temperatura ambiente, anche frizzante, ed è veramente molto dissetante. Poi ho preso una confezione da 10 uova, poi il solito vino che prendo per mio marito, c'era solo d'Abruzzo due bottiglie, poi ho trovato il Romagna in offerta, il Sangiovese, e poi ho preso il Rosso Toscano, 2 litri di latte ad alta digeribilità, poi ho preso il radicchio per me che stramo, una manciata di carote perché ho avuto voglia di fare le carote lesse o comunque cotte a vapore con l'olio, l'aceto e la mentuccia. Poi ho preso due melanzane striate, ho preso una manciata di pomodori, questi insalatari oblunghi, un melone, poi ho preso le zucchine e ho preso i pomodori cuore di bue. Poi prima che io dimentichi, ho riacquistato i germogli perché visto che ci sono ne faccio scorta e ho preso il tonno all'olio extravergine di oliva per mio marito. Poi finendo su questo lato, così poi torniamo sul non edibile, ho preso una confezione di rigatoni, una confezione di fette integrali croccanti, queste solamente farina di segale e sale, sono veramente buonissimi. L'altra volta l'avevo presa in verde perché c'era anche i semi di sesamo. Poi ho preso spaghetto integrale biologico e spaghetto di Gragnano, questa pasta è veramente buona. I cellentani che mi piacciono tantissimo, ho ripreso i crostini con la farina integrale che piacciono tanto sia a me che a mio marito, e poi ho trovato in offerta il muesli croccante cioccolato fondente nocciole, e l'ho trovato in offerta anche quello con la frutta secca, però a mio marito piace il cioccolato, ho preso quello.
Terminata la spesa, che praticamente ho fatto un casino perché ho tolto cose e quant'altro, vi vado a mostrare quello che ho preso di non edibile. Allora, ho acquistato la carta igienica, questa volta due veli, perché quella dell'altra spesa non mi piace in quanto è troppo spessa, cioè è un tre veli che sembrano quattro e hanno cambiato proprio consistenza. Poi ho preso una confezione di carta forno in fogli, questa 25 fogli, la trovo molto utile anche perché ha la stessa grandezza della teglia nera. Ho preso una serie di buste per la differenziata, rifiuto secco in bianco, il rifiuto secco sempre per noi plastica e lattine, il giallo. Poi ho preso, stando attenta, perché così ho preso solamente la confezione verde, il rifiuto umido, quello con le maniglie che io stramo, perché ha la stessa dimensione del mio cestino, ma soprattutto è ottimo perché anche quando mettete rifiuto umido, diciamo, non si scioglie la busta, cioè potete anche non metterne due, io ne metto sempre due, ma potreste anche non metterne due perché è molto resistente. Ne ho prese appunto due confezioni. Poi, in ultimo, ho trovato i guanti piedi idratanti con goji e fiordaliso. Sono praticamente riequilibranti, addolcenti, leggerezza e sollievo ad azione rinfrescante, dermatologicamente testato. Allora, in estate più che mai prendo cura dei miei piedi e pensare di mettere, dopo una giornata di mare, idratare i piedi e mettere un calzare che appunto ti fa idratare ancora di più il piede e mi pare un'ottima idea. È un made in Italy, io non l'ho mai visto, l'Eurospin, li provo e vi farò sapere. Poi ho trovato la crema solare 50 più per il viso, la volevo prendere già la precedente volta ma mi ero dimenticata e quindi a questo giro l'ho presa. Non costa tanto per essere un 50 più, protezione molto alta. E per mio marito ho preso la protezione 30, io uso la 50, ragazzi, perché ho la pelle troppo chiara. Mio marito è un pochino più scuro, quindi diciamo il fototipo può anche prendere una protezione 30. E vitamina E, filtri UVA e UVB resiste all'acqua. Io dopo 2 ore all'esposizione del sole, dopo ogni bagno la rimetto, quindi anche se resiste all'acqua non ci credete più di tanto. E costicchiano, però sono prodotti validi, io li uso ogni anno. E poi ho preso un prodotto novità, nel senso che non ho mai visto questi prodotti. Sono delle ricariche, quattro pastiglie di ricariche, lo trovate per la cucina, per il bagno e per i vetri. Ho preferito prendere la cucina in quanto per i vetri cristalli io uso la scopa a vapore o comunque le spugne quelle che vi ho mostrato, vi lascio la scheda in alto a destra. Per il bagno utilizzo il disinfettante e per la cucina, come termino l'aceto, quello insomma che avevo preso al Todis, voglio provare queste pastiglie. Come funziona? Mettete 1 litro di acqua nell'erogatore, qui nello spruzzino, e una pastiglia. E ovviamente shakerate e utilizzate. Questo è alla fine uno sgrassante e per la cucina penso che sia ottimale. Il brand è Sirio ed è un made in Italy, non costa niente, calcolando che sono 4 ricariche, quindi sono 4 litri di prodotto. Questo lo voglio mettere in azione e ve ne parlo magari in un vlog e vi faccio vedere anche come funziona, ma credo che, visto tutti i prezzi che ci sono in giro dei prodotti così, è veramente a un prezzo che fa ridere. Spero che sia anche valido come prodotto in maniera tale da poterne acquistare magari degli altri ed eliminare appunto la plastica. Altro, io ragazze mi sto sciogliendo, quindi vi saluto al volo in maniera tale che termino di editare questo video e ve lo pubblico tra oggi e domani, visto che questa settimana non sono riuscita ovviamente a pubblicare niente perché stavo in ferie. E poi ci vediamo con calma la settimana prossima, sia con Cara Caloria che con una fetta di paradiso. Nel frattempo vi auguro un buon weekend e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!